È stato un lavoro importante che è stato svolto in collaborazione con l'Alliance Française, quindi io vorrei ringraziare moltissimo l'Alliance Française che ha consentito ai nostri alunni, seguiti dalla professoressa Modena, ha consentito loro di accedere a una serie di documenti e materiali di elevato valore storico, elevato valore culturale, legati appunto alla cultura francese. E noi, come sapete, abbiamo il corso ESABAC e quindi siamo stati siamo grati e siamo stati molto lieti di poter accedere a questi materiali. I ragazzi hanno lavorato il pomeriggio, hanno lavorato molto, hanno creato, io non vi anticipo nulla, poi la vedrete, è una biblioteca bellissima. E quindi colgo l'occasione appunto per ringraziare della sua presenza il console onorario, il dottor Fucini, e ringraziare la professoressa Modena che può accedere. Direttrice, la ringrazio soprattutto per poter vedere questa magnifica sala, siete tutti qua, questi giovani meravigliosi, giovani virgulti che hanno la voglia di imparare il francese e di collaborare sempre con la nostra vicina comunità di mentori, in particolare col liceo di mentori. Bisogna ringraziare innanzitutto la professoressa Modena, che è stata lei l'artefice di questa bellissima, bellissima iniziativa, di questo recupero di documentazione che si trovava completamente inutilizzata e bloccata, possiamo dire, all'interno della scuola francese, in particolare di una sezione dedicata all'Alliance Française. E quindi non appena la professoressa Modena mi ha parlato di questa iniziativa, mi sono fatto in quattro perché questa venisse realizzata, perché è necessario, non solo qui a Ventimiglia, ma in tutta la provincia di Imperia, poter collaborare e sempre di più intensificare quello che è il bilinguismo. Questa è la nostra visione futura sarà quella di creare, parlo dal punto di vista diplomatico, del Consolato Generale di Francia, porto i saluti anche del console generale François Bonnet, che ha avuto notizia di tutto questo percorso e dell'iniziativa di quest'oggi. Dal punto di vista appunto consolare si sta lavorando per favorire tra i comuni trasfrontalieri di Mentone e fino a Sanremo, cioè i comuni che stanno nei 20 km, di costituire questa sorta di regione amministrativa chiamata Groupement Européen di coopération transfrontalière, come abbiamo sull'altra frontiera con la Slovenia, in particolare nella città di Gorizia. Quindi tutto questo coinvolgerà l'aspetto educazione, l'aspetto sanità e l'aspetto trasporti di cui questa nostra provincia Imperia ha assolutamente bisogno, e diciamo che Ventimiglia è il nostro fronte particolare, estremamente importante. Quindi un ringraziamento anche all'amministrazione di Ventimiglia, che è sempre presente in tutti i contatti trasfrontalieri. L'ultimo è avvenuto a Dolceacqua, insieme ai sindaci di Olivetta, di Dolceacqua stessa, che ci ha ospitato insieme a Mentone, a Santa Agnese, insieme appunto al sindaco di Ventimiglia, e tutto questo rientra in questo progetto molto più ampio. Petite bibliothèque possiamo dire, ma grandi bibliothèque, perché in effetti rientra in questo concetto di rapporto, di intensificazione dei rapporti che devono portare a un bilinguismo e allo sviluppo di questa nostra regione. Sempre visto in un'ottica di pace, visto quello che sta succedendo nel mondo, noi siamo in una zona privilegiata dove collaboriamo, dove ci sentiamo, dove tutto questo si svolge in maniera assolutamente normale. Dobbiamo pensare a altre zone di Europa, come potete vedere tutti i giorni, altre giornate che sono devastate da conflitti veramente terribili. Quindi continuiamo in questo nostro idilliaco rapporto. Abbiamo celebrato a Sanremo nel mese di marzo il gemellaggio tra Sanremo e Mentone. Dovete pensare che nel 1940 Italo Calvino si recava a Mentone come avanguardista. Mentone era stata distrutta appunto dall'attacco per l'entrata in guerra della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, pensate, dopo 80 anni si è arrivata a celebrare il gemellaggio fra Sanremo e Mentone.
Quindi gemellaggio Sabina Mentore, Petit Biblioteca, iniziative del Comune di Ventimiglia come proprio avanguardia per la costituzione di questo gruppo Mame European. Quindi grazie per tutta l'attività che svolgono sia la professoressa Mole, ma la direttrice, non voglio dimenticare il vice direttore, il professor Perotto, che è stato vicino e compartecipe assiduo e assolutamente in prima linea per la realizzazione di questo progetto, e quindi un grazie a tutti. Tante volte, ma in nessuna di queste ero così emozionata, quindi insomma mi scuso già se mi impapinerò o se dimenticherò di dire delle cose importanti. E parlerò del progetto, del significato che ha avuto per noi, per questo gruppo di 24 ragazzi che si sono veramente spesi investiti in questa iniziativa che sapete è iniziata a settembre, ma in realtà le sue radici sono molto più antiche, e sono stati 24 ragazzi provenienti da 4 classi diverse, 3 terze e una quarta, e da 2 indirizzi diversi del nostro liceo, e hanno lavorato con grandissimo entusiasmo, partecipazione e veramente armonia, e sono stati capaci di credere in un progetto e portarlo a termine, iniziando veramente proprio dalla base, quello che si chiama in gergo un'azienda simulata. Hanno preso una nicchia della nostra scuola che al momento era inutilizzata, destinata ad ospitare materiale in stoccaggio, e abbiamo iniziato proprio dalla pulizia del locale per arrivare poi alla catalogazione, alla digitalizzazione del materiale. E è vero che si chiama Petite Bibliothèque, ma si difende abbastanza bene perché ha più di 3.000 volumi cartacei che abbiamo raccolto tramite donazioni e appunto acquisti anche, a cui hanno partecipato non solo l'Alliance Française ma anche tanti colleghi che ringrazio. E a proposito di ringraziamenti, io devo assolutamente ringraziare la dirigente, perché dal primo momento in cui io sono arrivata in questa scuola ha sempre creduto in me e mi ha dato molta fiducia, cosa che io non ho mai dato per scontato. E poi soprattutto il professor Perotto, perché senza il suo aiuto e il suo supporto sicuramente noi non avremmo potuto realizzare questo progetto, che ha un grandissimo significato per me e per i ragazzi e per la nostra scuola. Non siamo dei portatori delle nuove tecnologie, infatti la biblioteca ha anche una parte digitale, stiamo raccogliendo attraverso una cernita sul web dei romanzi, dei saggi, dei testi copyright free, al momento ne abbiamo 1700, quindi abbiamo una parte sia fisica che digitale. Riusciamo a coprire sia editoria che saggistica, narrativa che saggistica, abbiamo tanti testi storici, artistici, letterari, moltissimi libri per bambini, e insomma poi la vedrete. Adesso vi spiego come si svolge il pomeriggio e poi vi lascio in compagnia dei ragazzi che sono i veri protagonisti di questo progetto e di questa giornata. Sono il vice sindaco, assessore alle scuole, e sono veramente orgoglioso di questo pomeriggio. Non ho fatto liceo, quindi ho trovato un ambiente fantastico, ma soprattutto quello che ho notato, sia dai professori che dalla professoressa Modena, anche dai dirigenti, gli occhi di questi ragazzi hanno veramente il fuoco. Quindi sono orgoglioso di poter essere qua con voi e di dirvi complimenti, bravi, siete un'eccellenza. Complimenti all'amministrazione è dalla vostra parte, continuate, e grazie di questo pomeriggio. Grazie per l'invito. Bravi. Potete darvi ancora, però è inutile dirvi che sono troppo orgogliosa di essere il presidente del consiglio d'istituto di questo liceo Prosio, oltre che uno degli assessori di questa amministrazione. Con questi ragazzi abbiamo condiviso tanti progetti, la costruzione di cose bellissime. Naturalmente, come ha detto il professor Perotto, la professoressa Modena è stata una delle nuove eccellenze, non la vedo, di questo istituto, e tutte le volte avete il potere di commuovermi, è inutile. Io dico sempre che questa
è la nostra eccellenza ligure, mi permetto di dirlo perché questi ragazzi sono fantastici. Ogni volta mi entrano nel cuore, mi danno la voglia di combattere con i vostri docenti per supportarvi in tutti i progetti che si presenteranno. Noi vi abbiamo promesso di esserci, grazie anche al mio collega di gestire con Marta, noi vi sosterremo sempre, perché voi dimostrate che questa è una realtà da sposare. E io ringrazio tutti i presenti perché per me veramente voi siete il mio cuore, lo sapete, ve l'ho detto, ve lo ribadisco, grazie, 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 grazie alla dirigente, grazie al professor Perotto, grazie a tutto il consiglio d'istituto.